Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Velocemente, ma ho il piacere per la terza volta di presentare il nostro Vescovo, prima nelle comunità parrocchiali e qui in Contrada. Oramai è più di un anno che è qua. Era stato preceduto da ottime relazioni dai suoi romani, dove è stato studente, viceparroco, parroco, rettore del seminario e vescovo ausiliare. Tutti felicissimi, tutti ne hanno parlato benissimo. E poi è venuto qui e abbiamo cominciato a sperimentare che veramente è un buon pastore. È stato qui con, è sempre in movimento, lavora molto, molto. È sempre in movimento perché giustamente prima di cominciare un cammino, un progetto pastorale, ok, voleva conoscere la situazione, le persone, gli ambienti e così è sempre in movimento a conoscere. È benvenuto, lo gradiamo davvero, un pastore come ci voleva. E invito volentieri il Don Orlando Priori a un piccolo saluto. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziare Sua Eccellenza l'Arcivescovo che ci ha veramente onorato stasera della sua presenza qui per celebrare questa Santa Messa per il Triduo in onore del nostro protettore, San Rocco. Per noi questo è un luogo particolare, non dico sacro ma poco ci manca. Qui è dove noi svolgiamo tutte le nostre attività, sia durante la settimana con gli allenamenti delle alfiere e tamburini, dove ci si ritrovano le persone meno giovani per fare due chiacchiere il pomeriggio, la mattina e dove facciamo le cene della vittoria, le cene della prova generale. Quindi per noi questo è un luogo importante, penso che oggi lo sia anche di più con la sua presenza e con la presenza di tutti i lupaioli a questa Santa Messa. Grazie ancora, buona serata. Grazie. Grazie a lei, signor Priore, a Don Sergio, un saluto ai confratelli sacerdoti e a tutti i presenti. Chiediamo al Signore di accompagnarci in questa celebrazione, di illuminarci con la sua parola, di farci entrare nel vivo di questa proposta di vita che ci fa ogni volta che pronuncia qualcosa nei nostri confronti, ogni volta che noi lo ascoltiamo. Chiediamo allora perdono delle nostre debolezze e fragilità all'inizio di questa messa, facendo un momento di silenzio per il nostro esame di coscienza e per accogliere con gioia e con dignità la sua misericordia. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in eccelsis Deo.
preghiamo. O Dio che illumini la Chiesa con l'esempio dei tuoi santi, fa che la testimonianza evangelica di San Rocco ci richiami a una vita più degna e generosa, e il ricordo delle sue gesta ci stimoli sempre all'imitazione di tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Amen. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Popoli tutti, lodate il Signore. Popoli tutti, lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esauriscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Rinnovo ancora una volta i miei saluti, i miei ringraziamenti anche per questo invito a Don Sergio, a tutta la contrada, priore, e in questo bellissimo posto. Come forse ricordate, la sera, anzi la notte in cui feci il giro di tutte le contrade, chiaramente mi rimase un ricordo molto confuso. Di una ricordavo, magari l'avrei potuta mischiare tutte, non chiaramente in una sera è impossibile cadenzare tutto quello che c'è. Perché effettivamente c'è tanto, e anche gli spazi, lo vedo, lo noto, anche attraversandole, visitandole un po' tutte quante, mi accorgo che sono spazi molto vissuti, pensati proprio per viverci, non solo per farci una festa o, con tutto il rispetto, una cena o quant'altro, ma per viverci, proprio quello che realmente è, o dovrebbe essere, insomma, il riempire determinati spazi e non renderli anonimi. Mi veniva in mente, tempo fa appunto, girando, visitando le varie contrade, come quelli che la sociologia odierna chiama i non luoghi, cioè dei luoghi talmente anonimi, soprattutto afferenti alle grandi città, che appunto possono essere frequentati da migliaia di persone, ma restano luoghi appunto senza nome, senza identità, perché sono attraversati da chi che sia. Invece questa situazione trova nelle contrade, e come vedo anche in questa vostra contrada, il contrario, cioè un luogo a cui è data un'identità. L'identità la danno e la fanno le persone che ci vivono, che ci passano del tempo, che ci si incontrano, le persone che si confrontano, che dialogano, che parlano tra di loro, che magari mettono in comune le loro situazioni di vita, i loro problemi, in cui un'altra cosa che sto scoprendo in questo tempo, se è pur vero che il palio è un evento catalizzante dell'anno, con questa legittimo, no? Questo legittimo desiderio di vittoria, è pur vero, lo sto vedendo in particolare in questi mesi, dove, come ho detto più volte, intelligentemente, sapientemente,
prudenzialmente avete deciso, scelto o comunque siete stati costretti a non farlo, perché il palio appunto o si fa in un certo modo o non si fa. Ecco, questo senso di responsabilità e anche la tranquillità, diciamo la relativa tranquillità maggiore di questi mesi, mi hanno permesso di incontrare, di dialogare un po' anche con i responsabili o con membri di contrade e quindi confrontarmi con loro. Perché per me è importante, lo diceva Don Sergio all'inizio, è importante capire, conoscere, accorgersi, rendersi conto e poi cercare per quanto possibile di dare in qualche modo un contributo a un percorso, a un cammino. Essenzialmente per quanto riguarda me e ogni sacerdote, ogni credente, di dare un contributo a un cammino di fede, perché quello che noi dovremmo fare, tutti noi dovremmo fare, almeno tutti noi credenti, è di farci indirizzare dalla parola di Dio per affrontare le dinamiche della vita. Ognuno poi ha una sua fede, ognuno poi ha un suo modo di vedere. Io credo che la cosa peggiore, lo dico sempre, soprattutto alle nuove generazioni, paradossalmente per me quello che va evitato in ogni caso, in ogni modo, come il peggiore dei mali, è la superficialità. È la persona che vuole a tutti i costi non essere interessata a nulla, che non gli importa di niente. Questo è un vero male per la società, e questo soprattutto quando tocca i giovani, che di per sé, di loro natura, sono spensierati, è giusto che un po' lo siano, ma non alla superficialità, perché crea uno stile nella vita della persona che poi difficilmente si estirpa. E allora lo dico soprattutto ai più giovani: non siate superficiali. Decidete di credere in ciò che volete, di darvi dei principi, di seguire la fede se ritenete di credere oppure no, ma non vi accontentate della superficie, non vi accontentate solo di qualcosa che così è una spolverata, non è un essenziale, cioè andate oltre, perché solo così si affronteranno bene i problemi della vita, si realizzerà una vita professionalmente, umanamente, affettivamente, e in qualche modo questo contesto umano, sociale e anche religioso, che è la vita di contrada, senz'altro aiuterà a un buon andamento della società, certamente nella misura in cui non resterà chiusa in se stessa. E la bellezza di ogni cosa bella, scusate il giro di parole, l'impiccio di parole, è che non può rimanere chiusa in se stessa, cioè non deve essere messa a disposizione. Come una bellissima opera, le grandi opere che abbiamo noi qui a Siena, se fossero chiuse in una cantina, in un deposito, certamente potrebbero non esserci, sarebbe come se non ci fossero. Invece devono essere messe a disposizione dell'apprezzamento, del gusto di chiunque passa, di chiunque le vede, perché la bellezza va guardata e osservata, la bellezza va goduta, la bellezza va interiorizzata. Allo stesso modo, certe esperienze di vita che sono una bellezza, sono qualcosa di bello, di significativo e mi auguro di attraente, e non possono essere chiuse in sé, ma devono essere condivise. Di fronte a questa pagina di Vangelo si resta un po' perplessi, perché è una pagina che ci fa vedere un Gesù un po' diverso dal solito, se volete, perché è un Gesù duro. C'è una donna, c'è anzi una zona, diciamo così, intanto una zona che viene descritta nel Vangelo, siamo nel capitolo 15 di Matteo, la zona di Tiro e Sidone. Oggi potremmo quasi definirla una zonaccia, come quelle zone, soprattutto in alcune grandi città, dove dici no, quella zona non ti avvicinare lì perché è una zona piena di persone così poco raccomandabili. Una donna che viene da quella regione, che grida, che urla, c'è l'urlo della disperazione dietro questa frase, ed è un urlo di disperazione che però non aggredisce come spesso accade, è un urlo di disperazione che chiede perdono, pietà di me, Signore figlio di Davide, è quasi una litania, è un Kyrie eleison, il Signore pietà, che abbiamo recitato prima all'inizio della messa. Questo ci fa vedere che questa donna, nonostante fosse lontana, pagana, cananea, adoratrice di idoli, certamente non un'esperta di Bibbia o una frequentatrice di sinagoghe, eppure è una donna carica, una donna piena
piena di energia, che trae da questo evento disperante della sua vita, la malattia molto grave della figlia, ne trae una forza e energia per poter gridare nei confronti di Gesù questa richiesta di perdono. Percepisce in qualche modo che deve chiedergli perdono, che la sua vita non è poi così esemplare, che quello che fa non è proprio l'ideale. Ecco quello che colpisce, vi dicevo, questa espressione quasi al centro del Vangelo, non so se ha colpito anche voi, ma Gesù non le rivolse neppure una parola. Gesù tace. Di fronte al dolore, di fronte al male, tante volte, l'abbiamo forse sperimentato anche noi, non lo so, può essere, tante volte noi siamo di fronte a un silenzio da parte di Dio. L'hanno sperimentato i più grandi santi. In certi momenti, quando vorresti che Dio intervenisse a causa, non so, di un grave problema, una malattia di qualche persona cara e così via, il silenzio di Dio. Gesù non le rivolse neppure una parola. C'è questo intervento, come al solito un po' maldestro, dei discepoli che sollecitano Gesù a intervenire per, come dire, liquidare il problema. Togliamocela di torno perché ci dà fastidio, strilla, urla, mandiamola via, insomma, no? E Gesù, una seconda espressione del Vangelo altrettanto dura: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Questa non è una pecorella della casa di Israele, cioè non è una dei nostri, è un'altra, è di fuori. E Gesù si presenta a noi come un uomo del suo tempo, un ebreo del suo tempo. Ricordiamo che Matteo scrive a una comunità di ebrei convertiti, e quindi di fronte a sé ha delle persone che vengono da questa esperienza religiosa. Io devo pensare a loro innanzitutto, devo pensare ai miei, devo pensare a quelli a cui sono stato mandato. E questa donna invece, guardate un po' come si girano, come si capovolgono le situazioni. È la donna che in qualche modo fa cambiare idea a Gesù. Perché la donna insiste: aiutami. Il terzo intervento, cioè il secondo intervento, la terza espressione rivolta a Gesù è ancora più dura. Il pane dei figli non si dà ai cagnolini, ai cani. Come dire, non posso pensare a te. Quasi fa un po' stridore, capisco che fa un po', stride un po', no? Leggere questo passo e cercare di comprenderlo, però è questo, ci è consegnato così, noi lo dobbiamo prendere così. Ci sembra strano che Gesù voglia allontanare la richiesta di questa donna considerandola addirittura un cane, un cagnolino, perché non sei dei figli della casa di Israele, insomma, non sei dei nostri. E la donna che si esprime con questa frase finale, cioè l'ultima cosa che lei dice, che dimostra una forza d'animo, una fede, una maturità, un orizzonte ampio, paradossalmente in questo momento più ampio di quello di Gesù stesso. Bene, è vero, hai ragione Gesù, ma i cani mangiano anche le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. E lì Gesù senz'altro avrà avuto un fremito, no? Si sarà fermato, bloccato, dice, ma è rimasto a bocca aperta, potremmo dire. Gesù ha il coraggio di cambiare idea, non rimane bloccato sulla sua posizione, legittima, ma ancora non totale, non piena, non assoluta. E dopo questo non ribatte, cioè non entra nuovamente, cioè non dice altre cose rispetto alla donna, ma dice solamente: donna, tu hai una fede come una montagna, enorme. Dei passaggi che i Vangeli ci presentano di quando espressioni di fede molto forti, professioni di fede forti, sono messe in bocca nei Vangeli a persone lontane, il centurione sotto la croce o altre. La tua fede è proprio grande, sia fatto come tu vuoi.
è la fede di quella donna che permette a Gesù di compiere il miracolo e quindi in qualche modo di cambiare idea. E la figlia guarisce. E quindi si rientra in dialogo, poi non sappiamo cos'altro è successo, che fine ha fatto questa donna, che fine ha fatto la figlia, non lo sappiamo. I Vangeli non sono biografie di singoli personaggi, ma sono delle, come dire, sono come delle istantanee su alcune situazioni che Gesù ha vissuto affinché, ripercorrendole tutte, ognuno di noi possa trovare la sua presenza dentro queste situazioni. Perché il Vangelo in fondo è una parola che è data a ciascuno di noi. Ognuno di noi può trovare, se legge con attenzione, se medita profondamente, qualcosa di sé dentro queste pagine di Vangelo. Senz'altro questa donna ha una fede grande, una donna, è una fede che quasi, lo dico con rispetto, ci mancherebbe altro, no? Quasi rimette in riga Gesù stesso, perché gli dà la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista, di allargare un orizzonte. Non entro in merito, si potrebbe discutere a lungo, ma, come dire, cogliamo questa impressione che la donna ci fa. Una donna lontana, eppure una donna tenace, una donna che ha saputo tener fede, che ha saputo andare fino in fondo, anche con Gesù. Stiamo festeggiando il santo patrono, il santo protettore della contrada, San Rocco. Veniamo proiettati in un contesto storico ovviamente diverso dal nostro, nel 300. Un santo venuto dall'estero, arriva approdato a Roma, un santo che immagino, senza, voglio dire, fare dell'ironia su certe cose, ci mancherebbe altro, che tutti avremo invocato tante volte in questi mesi, essendo protettore, in qualche modo un riferimento per pestilenze e quant'altro. Un santo appunto da invocare molto, e anche lui può insegnarci molto, con queste scelte di radicalità profonda, con queste decisioni anche lì di andare fino in fondo, di mettersi in pellegrinaggio, di camminare, di andare verso Roma, e poi di non aver paura di affrontare le situazioni difficili, vedi le pestilenze. E allora chiediamo al Signore che ci faccia mettere sempre in questa prospettiva di vita, dove niente deve essere lasciato così al caso o, come dicevo all'inizio, alla superficialità. Perché essere afflitti da questo male della superficialità significa non cogliere, non gustare, non godere di tutte le cose più importanti della vita, e invece provare, fare di tutto, per mettercela tutta per affrontare le situazioni, ci permetterà di essere veramente dei costruttori di un'umanità nuova, di una società diversa, che parte dalla nostra vita, dalla nostra esperienza, piccola, semplice, di famiglia, di professione, di contrada. E una contrada può e deve essere un monito per questo contesto umano e sociale che ci circonda, per il nostro paese, così, come dire, in crisi rispetto ai valori fondamentali della vita. E facciamoci illuminare, facciamoci guidare dalla testimonianza radicale di questi santi, di San Rocco, ovviamente di Maria Santissima, che abbiamo appena festeggiato ieri come Maria assunta in cielo. Che il Signore accolga le nostre intenzioni, le sostenga, le benedica, le faccia fruttificare e ci aiuti veramente a non fermarci, a non stancarci nelle situazioni della vita, ma ad andare fino in fondo, godendo così di tutto quel bene che il Signore ci mette a disposizione e che soprattutto permette che vivano tutti quelli che non restano chiusi in se stessi, non tengono le cose che per sé, ma le mettono in gioco, le mettono a disposizione, in una solidarietà fraterna che, credo, da quello che capisco, trovi anzitutto nella contrada un luogo di riferimento anche per la solidarietà. E questi sono segni importanti che lasciano veramente, che possono marcare un tempo, un periodo, una storia che non è la stessa se il mio intervento è un intervento veramente profondo e vero. Auguri a tutti quanti voi e sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, credo, Signore, credo, credo, Signore. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Credo, credo, Signore, credo, credo, Signore, amen. Fratelli e sorelle, confidando nell'intercessione di San Rocco, patrono di questa contrada della Lupa, rivolgiamo a Dio Padre, ricco di misericordia, le nostre preghiere dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, salda nella fede, radicata nell'insegnamento degli Apostoli e nella testimonianza dei Santi, rinnovi la freschezza e lo slancio delle origini e nelle contraddizioni del nostro tempo sappia attraversare la storia, portando a tutti la novità del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa Francesco, per il nostro Arcivescovo Augusto Paolo e per i nostri correttori, Don Sergio e Don Massimiliano, siano confermati dalla forza dello Spirito Santo, illuminati dalla parola di Dio e dalla preghiera di tutto il popolo nell'esercizio del loro ministero pastorale, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le necessità di tutta l'umanità, il cuore dell'uomo si converta al bene, all'accoglienza, al perdono, e i popoli, provati da guerre fratricide, dalla violenza e da questa pandemia, conoscano tempi di giustizia, serenità e di pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E per tutti noi, lupaiole e lupaioli, perché sappiamo sempre vivere in una dialettica costruttiva per la vita della contrada e fedele alle tradizioni dei nostri padri, puntiamo sempre al raggiungimento di nuove gioie, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio Padre, sostenuti dall'intercessione e dall'esempio di San Rocco, donaci di comportarci in modo degno del Vangelo di Cristo e sostenuti dalla forza dello Spirito Santo, possiamo esserne testimoni credibili in questo tempo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Alla gloria del suo nome, per il Padre nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Accogli, Signore, i doni che ti offriamo nella festa dei tuoi santi, perché dall'altare del sacrificio salga a te la lode perfetta e venga a noi la pienezza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa, con la forza creatrice del tuo Spirito, e doni a noi tuoi figli un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice. Rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Augusto Paolo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Rocco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà di figli. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Fretta il nostro organista. Attenzione, campo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Thank you.
Preghiamo. Signore, che ci hai accolto al convito eucaristico nella festa dei tuoi santi, per loro intercessione concedi al tuo popolo i doni della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. E allora concludiamo questa celebrazione con la benedizione che faremo, dice Don Sergio, anche con la reliquia del santo, con l'augurio veramente che possiamo vivere tutti un tempo sereno per riprendere la normalità della vita, per tornare a poter essere ancora in tanti, anche nelle chiese, per superare tutto quello che abbiamo dovuto affrontare. Quindi ringrazio tutti quanti voi, chi ha organizzato, chi ha preparato. Un saluto e una benedizione anche per chi ci ha seguito attraverso mezzi televisivi, grazie all'ormai immancabile signor Muzzi, che è diventato un pezzo forte di tutto il lavoro che si fa anche nelle contrade. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Rocco, patrono di questa contrada, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Rocco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Rocco ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di Maria Santissima, di San Rocco e di tutti i santi, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ancora auguri di buona festa, di buona serata e di una buona settimana. Grazie Eccellenza.
soltanto nel cuor la speranza di quanto sogniamo per te, di Roma lo stemma, di Siena i colori, ci fiammano i cuori di schietta virtù, di Roma lo stemma, di Siena i colori, ci fiammano i cuori di scelta virtù. Gentile tra le altre contrade che in gemma non Siena vetusta, rammenti con Roma l'Augusta, le origini prime di te, seppur dai ricordi lontana di tutta l'italica storia, tu sei per la nostra memoria il palpito primo d'amor, di Roma lo stemma, di Siena i colori, ci fiammano i cuori di schietta virtù, di Roma lo stemma, di Siena. Della pandemia, la Contrada della Lupa l'ha affrontata penso come tutte le altre consorelle, consapevole della situazione in cui era tutto il mondo e quindi con sicuramente voglia di mettersi a disposizione per aiutare gli altri, con la consapevolezza di essere in una situazione particolare, straordinaria, in cui appunto abbiamo cambiato i nostri sistemi e modi di vivere, no? Perché da un giorno all'altro a poter essere incontrata, stare in società, stare con gli amici, tutto insieme, tutto ciò lo abbiamo perso, non l'abbiamo più potuto fare e quindi da un momento a un altro forse ci siamo resi conto che questi valori erano importanti e quanto era importante avere una vita sociale incontrata. Tutto insieme ci è stato tolto e quindi sicuramente c'è stata la consapevolezza che questo valore è importante, però devo dire che la Contrada ha reagito bene a tutti gli input dati e a tutte le decisioni prese da noi dirigenti. E la Lupa si è preparata diciamo un po' come sempre, è solo modificato il programma. Il programma è stato modificato in base alle normative vigenti, a ciò che possiamo fare, a ciò che abbiamo concordato di fare con gli altri priori e con l'amministrazione comunale. Quindi diciamo che la preparazione è sempre stata uguale agli altri anni, solo cambiato il programma e niente di diverso, insomma. Potrà sembrare strano, buffo anzi, che in un momento come questo, con quello che ci sta succedendo intorno, abbiamo ancora voglia di parlare di palio e di contrade. E invece sì, abbiamo ancora voglia di parlare di palio e di contrade perché è anche questo il modo per resistere a quello che ci sta capitando fra capo e collo. Legarsi alla nostra storia, alla nostra tradizione, al nostro ricordo, al nostro essere senesi per resistere a questi calamitosi giorni. E allora tranquillamente parliamo della Lupa, la contrada.
contrada a cui spetta stasera la nostra scheda. La lupa che sappiamo bene è che negli anni 20 del 400 lo pseudo Gentile Sermini definisce come contrada dello Zoccolo, o meglio brigata, scusatemi, dello Zoccolo. La brigata dello Zoccolo, citata negli anni 20 del 400, è anche quella che poi si ritrova nella caccia ormai tante volte ricordata del 1506, con i colori gialli e verdi, però gialli e verdi, non bianchi e neri. Che cosa succede? Succede che 40 anni dopo, nel 1546, nella descrizione di Cecchino Cartaio, la brigata dello Zoccolo, che prende il nome molto probabilmente dallo zoccolo della famiglia del Taia, è sparita. Al suo posto si parla della contrada ormai della lupa. Attenzione, perché la contrada della lupa ha ancora in questo caso i colori gialli e verdi, ma la lupa come emblema caratterizza ancora un'altra contrada, perché caratterizza a questa altezza cronologica l'onda, con dei colori diversi, ma l'onda. Che cosa è successo? È successo, non lo sappiamo, è cambiata qualche cosa: da brigata legata a una famiglia di risieduti è diventata una brigata popolare? È possibile, è un fatto che dopo questo 1546, in cui si parla della contrada della lupa, la contrada forse nell'anno 1548, qualcuno dice nel 1585, non lo sappiamo con precisione, forse è il 1548 davvero, erige la colonna che ancora oggi si può vedere, quella è una copia, che ancora oggi si vede con la lupa in Vallerozzi. Che cosa è successo nel frattempo? Ma questo non riusciamo a capirlo, anche perché la cosa curiosa è stata messa in evidenza da Maria Assunta Ceppari e Patrizia Turrini. Nel 1570 si parla ancora di Vallerozzi, ovvero lo Zoccolo, quindi questo nome è ancora rimasto. Non sappiamo bene che cosa sia successo nel frattempo. Ritroviamo poi la lupa ormai consolidata con questo nome a partire dal 600, senza nessun altro problema. Ma noi vorremmo stasera soffermarci su alcuni altri aspetti, in maniera particolare sulla rivalità che accesissima ancora oggi divide la lupa dalla contrada dell'Istrice, una rivalità fra due contrade che in realtà fino agli anni 20, anzi 30 del secolo scorso, quindi meno di 100 anni fa, erano alleate e si volevano un gran bene. Sì, è vero, c'erano stati due episodi. 1811 il Fantino dell'Istrice aveva tenuto la lupa che aveva un cavallo buono, nel 1869 il Fantino della lupa aveva nerbato quello dell'Istrice. Però guardate che siamo in un'epoca in cui intanto il palio è un rodeo di tutti contro tutti, poi c'è molto forte la rivalità tra i Fantini, rivalità personale, odio personale tra i Fantini, e quando si dice il bei tempi che le contrade facevano il palio e le contrade erano delle capitanerie, ma di che cosa stiamo parlando? I capitani sì, facevano il palio, ma erano in grandissima parte dei mercenari e fior di mascalzoni, quindi stiamo attenti a non fare i santini dove i santini non possono esserci. E in realtà, appunto, fino agli anni 20, anzi 30 dello scorso secolo, Istrice e lupa sono alleate. Poi succede qualcosa, succede uno screzio, siamo nel 1929, per l'angolo di una casa in cima a via Garibaldi e Palazzo Ricci Campana, dove la lupa mette la sua bandiera. Dice l'Istrice, fermi, la lupa non può mettere la bandiera qui, perché il limite della lupa è all'imbocco della stufa secca, e la contrada, la lupa non ne sente ragione. Nel 30 risuccede lo stesso, il 9 agosto del 30 viene nominata una commissione: Giovanni Cecchini, Fabio Iacometti, Alessandro Lisini, e cioè il gota di quelli che erano gli esperti della storia delle contrade, della storia di Siena, della storia della toponomastica e dell'urbanistica senesi, i quali danno ragione all'Istrice. Leggendo il bando di Violante di Baviera, anche se lì ci sono intervenuti dei cambiamenti, danno ragione all'Istrice. La lupa non se ne intende, non gliene importa assolutamente niente. Nel 1932
è la rottura ufficiale dell'alleanza fra le due contrade. Una rottura dell'alleanza che per di più è rinfocolata da un episodio di pochi anni dopo. Nel 1935, a luglio, vince la Lupa e secondo arriva all'Istrice. A agosto vince l'Istrice, quindi dà una solenne ringollata a questa fresca, rivale. Il 24 agosto del 1935 ci scappa una cazzottata gigantesca fra le due contrade che faranno scintille fino allo scoppio della guerra. Scoppio della guerra e passaggio della guerra, alla fine della quale, nel clima di tragedia che si è appena consumato nel 1945, anche le contrade rivali accedono a una sorta di abbracciamoci e vogliamoci bene. Pensate che la Torre apre i locali e fa il rinfresco all'Oca per il giro dell'Oca, quando ancora si facevano le onoranze ai protettori e quindi si andava anche nei territori della rivale. Vogliamoci bene. E anche nell'Istrice, anche nella Lupa, perdonatemi, qualcuno dice: ma ricomponiamo certe frizioni che abbiamo con altre contrade. Altre contrade vuol dire che la Lupa, nell'epoca in cui, negli anni 30, in cui si era formato il Tono, poi il Nicchio se n'era andato via, era diventato il TBC, come prendevano in giro i rivali, cioè Torre, Bruco e Chiocciola, aveva dato vita a una, alla piccola quadruplice, si chiamava Lupa, Aquila, Drago e Montone, e chiaramente questi schieramenti avevano creato delle frizioni. Va bene, passiamoci sopra, vogliamoci bene. E anche qualcuno propone: nella Lupa, quando viene il giro dell'Istrice, accogliamoli. Ma neanche per sogno. Questa cosa ci è raccontata da Luca Luchini in un recentissimo e bel librettino sulla figura di Mario Celli. Ma neanche per sogno. Con l'Istrice non si fa nessun accordo, con l'Istrice non si fa nessuna pace. C'era una questione di confine, c'era una questione di territorio. Il territorio supera tutto, supera qualsiasi screzio di piazza sul quale si può anche passare sopra pro tempore, perché poi anche Oca e Torre non è che si sono dati tanti baci in bocca dopo questo episodio del 1945. Non se ne fa assolutamente di niente. L'inimicizia rimane una inimicizia irreconciliata, esattamente come ai giorni nostri.